Siamo all'appuntamento con la pagina sportiva, ben trovati. Subito in apertura la notizia che prosegue il rapporto tra l'Arezzo e Paolo Indiani, l'annuncio nel pomeriggio di oggi da parte del DG Paolo Giovannini. Altri 2 anni anche per Nello Cutolo. Si chiude il tormentone che in questi giorni stava animando gli interessi per chi ruota intorno all'Arezzo. Fumata bianca è stata una nota di Paolo Giovannini a confermare quello che tutti si aspettavano. Del resto, in questa settimana si era iniziato a parlare con insistenza del futuro dell'allenatore Paolo Indiani, che ha riportato l'Arezzo tra i professionisti, e lo striscione esposto domenica scorsa a Ghivizzano era stato significativo. Dal prossimo 1° luglio verrà sottoposto un biennale proprio a Paolo Indiani, scadenza 30 giugno 2025, accordo raggiunto in mattinata, rapporto confermato anche con Nello Cutolo, che per altre 2 stagioni proseguirà il suo percorso professionale con il cavallino rampante. E se lo aveva cominciato da apprendista, adesso lo farà con tutti i titoli, visto che il mese scorso ha superato l'esame a Coverciano. Giovannini dunque va avanti senza problemi con il suo progetto. In virtù dell'incarico che mi è stato conferito dal presidente Manzo nei giorni scorsi, auspico che la conferma di mister Indiani possa mantenere inalterato l'intero staff che ha consentito di raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio stagione. Il Terranova Traiana si prepara alla partita della verità di Città di Castello contro i Tifernati. La partita diventa uno spareggio. Direttore Tornello Resti, domenica gara quasi decisiva a Città di Castello. Purtroppo sì, perché siamo arrivati alla penultima partita di questo campionato e il destino ha voluto che diciamo, le 2 squadre, quelle di Terranova e Città di Castello, si affrontassero nella penultima con gli stessi punti. Quindi chiaramente, essendo tutte e due nella penultima e terz'ultima posizione a pari punti, 90% credo che questa sia la partita che potrebbe decidere di poter fare play-out oppure no, insomma andare ancora peggio. Terranova come ci arriva? Ci arriva fiducioso di, diciamo, perché i ragazzi stanno facendo, se si può dire, un ottimo campionato, un buon campionato, quelle che erano le previsioni, e quindi è costante. Non è che questa squadra, secondo me, abbia avuto tanti alti e tanti bassi. Ha fatto un campionato nelle sue possibilità e credo che nelle partite difficili ha anche dimostrato di poter essere una squadra importante, quindi quella di domenica sarà per noi una partita, come quasi tutte, però in modo particolare una partita importantissima che potrà decidere se fare questi play-out oppure no. Quindi io credo, sono fiducioso in questi ragazzi che stanno impegnando, e ripeto, anche per me è stata la prima volta, quindi un'esperienza nuova, difficile, e credo che ecco, sono sicuro che insomma lo staff abbia fatto il massimo di quello che potevano essere le nostre. E penalizzata di altri 4 punti, Limolese cambia la classifica della Serie C Girone B che si è conclusa domenica scorsa. E la decisione sa di beffa per il Montevarchi, che con maggiore accortezza avrebbe potuto giocare le sue chance per la salvezza in maniera migliore. Infatti la società emiliana è stata retrocessa e scende in D a fare compagnia al Montevarchi. Si salva la Vis Pesaro, mentre l'altra squadra che si unirà alle 2 condannate uscirà dallo spareggio play-out tra San Donato e Alessandria. E sabato 29, domani iniziano i playoff per la SBA. Parliamo di basket, che affronta il Basket Lucca. Ottimista il dirigente Federico Fracassi. Ragazzi, ci siamo. Sabato iniziano i playoff con il Lucca, una partita aperta. Sì, abbiamo lavorato tutto l'anno per arrivare a questo obiettivo. Siamo veramente contenti di poter disputare queste sfide. Ovviamente l'avversario è un avversario ostico perché è una squadra con tanti punti nelle mani, e questo in una serie playoff è sicuramente una situazione da tenere molto d'occhio. Sarà importante la nostra fase difensiva, però abbiamo anche il vantaggio del fattore campo. Speriamo che il Palasport Testa torni quello
facendo delle finali playoff con il Costone per dare una spinta importante alla squadra. Tutti i giocatori sono a disposizione con un Cutino in più. Sì, abbiamo un Cutino in più anche perché nelle ultime settimane abbiamo avuto qualche problemino fisico e quindi cose normali che capitano durante una stagione, però avere un Cutino in più ci può dare, allungare le rotazioni e dare più spazio a tutti. Ecco, ora la regular season si è chiusa con lo Spezia, è stata una bella prestazione anche se purtroppo è finita con una sconfitta. Sì, è finita con una sconfitta, si è interrotta una serie di sette vittorie consecutive, però devo fare i complimenti allo Spezia perché hanno dimostrato di meritare ampiamente la Serie B, hanno dimostrato di essere più forti di noi, però noi li vogliamo seguire in Serie B, quindi cominceremo a lottare per raggiungerli quanto prima. Ha preso il via la seconda edizione del progetto di educazione civica sportiva Io ti rispetto. Il primo appuntamento, tenutosi al Centro di Geotecnologia di San Giovanni Valdarno, ha visto come ospite d'onore il commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo, Daniele Bennati. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo, Daniele Bennati, ha preso parte alla seconda edizione del progetto di educazione civico-sportiva Io ti rispetto, promosso dall'Associazione Familiari delle Vittime dell'AISL, con il patrocinio della provincia d'Arezzo e del CONI. Il primo appuntamento si è tenuto al Centro di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno. Credo che poter portare la mia esperienza o la nostra esperienza come sportivo professionista, adesso chiaramente come in veste di commissario tecnico, ma soprattutto raccontare a questi ragazzi, a queste nuove generazioni, un po' quello che mi succede guidando alcuni dei miei ragazzi. Raccontare queste esperienze per loro potrebbe essere veramente molto importante. L'evento, che vede anche la collaborazione della delegazione provinciale FIGC di Arezzo, dell'Unione Sportiva Santa Firmina e del Panatron Club di Arezzo, si pone l'obiettivo di comunicare i valori dello sport integrando e completando il percorso didattico nelle scuole. La cosa è veramente importante per la crescita dei giovani, per il rispetto che sicuramente devono avere nei confronti della memoria. L'idea dei promotori è quella di partire proprio dalla memoria della strage dell'AISL, che ha riguardato da vicino la comunità aretina. Tra le vittime c'erano il dottor Roberto Lorentini e la giovanissima Giuseppina Conte. Per far capire ai ragazzi che lo sport può trasmettere valori positivi e non un concetto legato alla morte come purtroppo è stato all'AISL. Coinvolti nel progetto due plessi, l'ISIS Valdarno e il Varchi. Ha tutto l'intento di voler portare ancora i nostri giovani a ricordare quelle che sono le sane abitudini, i corretti modi dell'affrontare lo sport. Ed è davvero tutto per la nostra pagina sportiva, grazie per essere stati con noi, arrivederci.